buonasera a tutti e benvenuti a questa presentazione. Questo è l'inizio di Odyssey Images di Sounds. Abbiamo presentato questo breve spezzone di uno dei tanti film estratti dai diari di Jonas Mekas. Si tratta di un estratto da 365 Day Project, che è una maratona che Jonas Mekas ha iniziato nel 2007, che prevedeva, diciamo, di girare e postare day by day, giorno per giorno, dei film online. Per cui, diciamo, nel momento in cui nel 2005 nasceva YouTube, nel 2007 Jonas Mekas era già proiettato verso l'idea di un cinema online. E questo estratto in qualche maniera ci sembrava essere il trailer adatto a questa mostra, perché riassume in poche battute, in poche righe, quello che è un po' l'universo di Jonas Mekas. Ci troviamo in una situazione, cioè, sembra che ci avviciniamo, tolgo il microfono e parlo ad alta voce, mi alzo. Ci troviamo in una situazione in cui entriamo in una sorta di trip che non ci aspettiamo. Cioè, vediamo dei bambini che sono fermi lì, che stanno danzando amabilmente, con della musica assordante. E poi improvvisamente questi bambini iniziano a danzare in una maniera molto credibile. Lucca. Questo era Lucca, tra l'altro, dove Jonas ha fatto la sua altra personale in Italia. E quindi, diciamo, ci sembra di entrare in uno stato mentale completamente diverso da quello che ci saremmo potuti aspettare. Cioè, questi bambini ci portano in un'altra dimensione. E questo è qualcosa che avviene con la magia del cinema, la meraviglia del cinema. All'interno della realtà, la realtà viene rigirata attraverso quello che è il cinema. E quindi questo momento, questo minuto che vi ho voluto presentare, ci sembra raccontare, secondo, diciamo, in un'epoca del digitale, perché questa è la seconda parte della produzione di Jonas, un atteggiamento nei confronti del cinema, che è un atteggiamento proprio di strabordamento dentro uno stato mentale. E questo strabordamento avviene perché c'è, in un certo senso, un atteggiamento quasi performativo nei confronti del mezzo. Cioè, il cinema diventa uno strumento della realtà, ma allo stesso tempo lo strumento per vivere la realtà e riviverla. Quindi filmare diventa questo atto, un atto che diventa un esercizio del quotidiano, che si sviluppa attraverso una serie di diari. Jonas Mekas ha sviluppato una serie di diari nel tempo, a partire da quando ha avuto il suo primo quaderno, fino a quando poi ha avuto la sua prima camera a 27 anni e si trovava a New York, e poi quando ha avuto la quinta videocamera, che era appunto invece digitale, negli anni 2000. Tutto questo è un percorso che è appunto il racconto del quotidiano, di lettura del quotidiano, rilettura anche posteriori, per cui non c'è un ordine cronologico, che vuole in qualche maniera essere, celebrare la realtà. Quindi è una celebrazione della realtà, e allo stesso tempo un esercizio di felicità. C'è in questa operazione, in questo lavoro, proprio l'intento, il bisogno quasi stoico di esercitarsi attraverso la macchina a questo sentimento di felicità, che viene costruito, perché è sempre una costruzione della felicità, attraverso un impegno e uno sguardo che viene applicato alla realtà. Tutto questo nasce. La mostra Odyssey Images di Sounds nasce grazie ad A Palazzo Gallery, grazie alle portentose galleriste di A Palazzo Gallery, e siamo qui, siamo felici, le ringraziamo per essere qui, ed è praticamente la trasposizione di un'altra mostra che si è tenuta qualche mese fa a Venezia, per l'occasione della Biennale. Le due mostre sono completamente diverse, cioè formalmente, morfologicamente, sono mostre che si presentano in maniera completamente diversa, pur avendo lo stesso corpus di lavori. E questo è assolutamente nello spirito, diciamo, post-mediale di questo tipo di mostra. Cioè, esistono delle immagini che trovano una trasposizione, un rimontaggio che può non coincidere con quello che era il primo intento. Quindi gli intenti si sovrappongono, la realtà si sovrappone su se stessa, e quindi esistono realtà su realtà. Detto questo, vi raccontiamo cosa è successo con The Intermezzato, with Jonas Mekas. Sì, io vorrei darvi solo qualche
piccolo contesto biografico prima di introdurre la conversazione tra Jonas, che siamo molto felici di accogliere qui, e Corrado Bendì. Jonas Mekas è arrivato a New York alla fine degli anni 40 come rifugiato lituano, e subito il suo primo desiderio è quello di comprare una cinepresa portatile, una Bolex. E da lì inizia proprio a sviluppare una sua idea di cinema, un cinema che è stato condensato in un manifesto che ha raccolto un'intera generazione a partire dagli anni 60 di cineasti americani sotto il nome di New American Cinema. E in questo manifesto una delle frasi topiche, una delle frasi più importanti è we don't want rosy films, we want them the color of blood. Non vogliamo film rosa pallido, li vogliamo del colore del sangue. A significare appunto un cinema che cerca di avvicinarsi il più possibile all'energia vitale, alla vita e alla realtà come viene vissuta, una trasfigurazione del proprio quotidiano, delle proprie relazioni di amicizia, del luogo in cui si è, delle presenze che si incontrano di volta in volta sul proprio percorso. Questo tipo di cinema, di cui appunto Jonas è un capostipite assoluto, si è posto in diretta contrapposizione all'estetica hollywoodiana. In fin dei conti questi rosy films, i film che edulcorano la vita, sono proprio forse film prodotti da Hollywood. La cosa però che a noi ha interessato molto è che appunto nel 2006 Jonas è stato uno dei pochi artisti a capire il destino delle immagini. Un anno dopo la fondazione di YouTube ha immediatamente creato questo diario online. Adesso io sto scorrendo semplicemente uno dei vari mesi, un diario che viene aggiornato dal 2006 quasi quotidianamente come piccole note di diario. E appunto in qualche modo attraverso i suoi film Jonas è stato il primo a capire il destino dell'immagine in movimento e le nostre nuove vite mediatiche. In fin dei conti ognuno di noi è un regista adesso avendo il proprio iPhone in tasca. Magari siamo tutti pessimi registi della nostra vita, ma in fin dei conti abbiamo una relazione diretta con le immagini in movimento. E questo è qualcosa che intuiamo attraverso il lavoro di Jonas dagli anni 60 in avanti. E proprio per questo noi lo abbiamo invitato a rappresentare la nazione di Internet a Venezia durante la Biennale, non solo la nazione di Internet ma anche il tempo di Internet. E lo abbiamo invitato in un luogo molto particolare, che è Palazzo Foscari Contarini, che non solo è un palazzo dogale, dove appunto un doge è nato nel palazzo che vedete, ma oggi di fronte alla stazione si trova il primo burger e unico Burger King della città. Per cui questo palazzo a noi è sembrato assolutamente meraviglioso, nonostante tutto, proprio per questo assoluto collasso dei tempi, delle epoche e degli stili. Esattamente, e ci sembra il simbolo migliore per rappresentare Internet in qualche maniera, proprio come su Internet noi riusciamo a trovare tutto, quasi tutto, senza riuscire bene a distinguere il vero dal falso e insomma l'epoca precisa in cui qualcosa è stato postato su Internet. Esattamente così è questo spazio assolutamente assurdo. Quando abbiamo invitato Jonas a esporre in questo spazio, lui ci ha risposto con una singola riga di email che era "It's challenging enough to say yes", quindi è una sfida abbastanza interessante per dire di sì, e abbiamo ragionato su un'idea di
hacking, di hackeraggio dello spazio. Per cui abbiamo proposto a Jonas di non aggiungere nessun volume al palazzo, ma di ragionare solo sulla luce e sul suono. Per cui lui ha creato questa monumentale e bellissima serie di vetrate che conta 768 immagini quasi del tutto inedite dai suoi film e rappresenta veramente la sua vita intera. Sono 50 anni di immagini in movimento fermate su quelle vetrate, e appositamente per il Burger King ha creato un editing dal suo diario online. Tutto questo materiale viene in qualche modo riproposto, tradotto, rielaborato nella mostra che spero abbiate piacere di vedere alla Galleria Palazzo questa sera. Questo è il contesto che vogliamo darvi, e lasciamo sicuramente la parola a Jonas Beckers e Corrado Verdi. Corrado e Jonas parleranno in inglese e noi in qualche maniera cercheremo di sintetizzare di tanto in tanto i contenuti. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questo incontro, e anche a Umberto Angelini, sovrintendente qui a Brescia. Jonas, so very emotional to meet you. I would like to start from a memory that I saw in a movie that I read on an old interview you gave at The Guardian, when you were talking about when you were a kid and you were on your father's bed and you were like talking about what was happening during that day. C'è una vecchia intervista in cui lui racconta che a 6 anni era sul letto del padre di 2 anni nel villaggio, e a un certo punto comincia a descrivere tutto ciò che gli era accaduto durante la giornata in modo quasi ossessivo, ed era già secondo me un modo di vivere la sua vita di artista, che poi ha descritto ossessivamente tutto ciò che ha visto attraverso la regia. Before I answer your question, I would like to tell about my first memories of Italy and Italians. For the first time I met Italians was in 1944 in Hamburg, in the forced labor camp, and the first Italians I met were the war prisoners. We were in the same forced labor camp. We were forced to work and live together, and that means I lived together with Italian war prisoners, and there my first memories of Italy come from. Nei campi di lavoro ad Hamburgo, dove lui è stato appunto durante il periodo nazista è stato prigioniero. My best friend was a young painter, he was an artist, his name was Neri. He was from Ferrara, but he was forced there to work in the factories. He was a slave during the last year of
war. He had to work for. He was forced. He was a war prisoner. He could not do anything else. Nell'ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, suo migliore amico era appunto un italiano, un pittore italiano di Ferrara, di nome Neri, ma no, appunto non poteva fare il pittore perché era imprigionato nel campo di concentramento, per cui non poteva fare nulla se non essere obbligato a lavorare. Now I will answer the question. Adesso rispondo alla domanda. I remember when I was 6 years, approximately 6 years old, I remember very well when one evening I was with my father, and late in the evening I was telling him, singing to him about what my father did that day. I was enumerating very realistically down to earth what he did. He went to the mill, everything that he did that way, like in a very documentary way, but I was singing, it was a song. Tra l'altro c'è anche l'immagine potentissima dell'arrivo dei carri armati sovietici e poi ovviamente il campo di prigionia di cui ha parlato poco fa, e poi la fuga negli Stati Uniti, l'arrivo a New York nel 49, in cui si definisce antropologo di piccole cose piene di importanza, di piccoli momenti pieni di importanza. E da lì... Soviet tanks and they were in Hamburg, and then you came to New York, Machunas, the Lithuanian community, and then you started the work. So can you tell us something about those first years in New York? Sta raccontando il passaggio verso da Hamburgo a New York, alla fine degli anni 40. I was lucky to come to New York in late 1949. It was the beginning of changes in all of the arts. There was already John Cage coming in, George Machunas, Fluxus coming in very soon, Beat Generation was coming in, Buckminster Fuller was already working and publishing books and theories, and so that in theater happening, theater was coming in. In all the arts, changes were taking place. It was so exciting. I was lucky to be there at the right moment. Sono stato molto fortunato ad essere a New York al momento giusto, perché alla fine del 49, quando sono arrivato, nelle arti stava cambiando. John Cage stava iniziando a fare le sue cose, George Machunas, ma anche il teatro stava completamente cambiando. Quindi sono stata una persona molto fortunata. Ecco, poi in quel momento avviene appunto un incontro con John Cage, interessantissimo, tra l'altro lo consiglio a leggere la biografia di Cage proprio di quegli anni in cui arriva a New York, e vedrete anche un rapporto tra un'opera che c'è in mostra e il lavoro di Cage, perché anche Mekas crea dei sistemi in cui immagini e suoni si sviluppano e creano quindi poi delle situazioni che derivano dal caso. Tell us something about your meeting with John Cage, and then you were telling me something before also about Boys. I run this film museum, anthology film archives.
In 1969, I bought a building from the New York City in an auction, and I needed, it was in very bad shape. I needed money to fix it up. I decided to produce an art portfolio with people like Andy Warhol, Oldenburg, Rosenquist, all the big names. And I wanted also Joseph Beuys to be part of the portfolio. Joseph Beuys says, ask John Cage to give something to me, and I will do something to it, and I will give it back to you, and you can then make it, make a print of it and include in the portfolio. It's a long story. So I told this to John Cage, and John Cage gave me one page with some names written down, some like a shopping list, what he had to buy that day. And he said, give this to Joseph Beuys. So I gave this to Joseph Beuys. Shigeko Kubota took it to Joseph Hayes. He was at that point he was in Germany. And Joseph Beuys crossed out all those lists with some silver pen, crossed out, and sent it back to me. Said, this is it. And he signed, this is it. And that was, I made a print, and it became part of the portfolio. And of course, I sold all those prints, and it helped me very much to fix up the building of Anthology Film Archives, thanks to John Cage and Joseph Beuys. It's a long story, but we can shorten it. Appunto, dovete sapere che Jonas ha anche fondato questo edificio, questo museo del cinema, che vedete qui, che si chiama Anthology Film Archives, e che è uno dei più grandi archivi per il cinema indipendente in tutto il mondo, ancora oggi esistente, che anzi si amplierà nel 2017. Lui dice appunto, ho comprato questo edificio dalla municipalità di New York, dalla città di New York, ed era veramente un grande stato quando l'ho preso, con l'idea di fondare questo museo del cinema, e quindi mi servivano soldi. E ho iniziato a... ho costruito un portfolio di artisti, volevo includere in questo portfolio per fare fundraising sia John Cage e Joseph Beuys. Ho cercato di contattare Joseph Beuys e lui mi ha detto, se John Cage mi dà qualcosa, io lo modifico e diventerà un'opera per il tuo portfolio. Allora sono andato da John Cage e gli ho chiesto appunto di darmi qualcosa per Joseph Beuys, e lui mi ha dato una lista della spesa con 5 o 6 nomi. Shigeko Kubota, che è un'altra artista di Fluxus, l'ha portato in Germania Joseph Beuys, e lui semplicemente ha barrato tutti i nomi. E questa è stata l'opera, e grazie a loro sono però riuscito a finanziare gli Anthology Film Archives. Una piccola precisazione: gli Anthology Film Archives esistono non come creatura privata di Jonas Mekas, cioè non era lui che ha comprato il palazzo, l'ha fatto attraverso la Filmmaker Cooperative, che è stato un altro organo indipendente di no profit che aveva iniziato con il New American Cinema, per cui era un gruppo di artisti. Un'associazione di filmmaker. John Cage has been very kind in the building, and a lot of music took place there, like Phil Glass did his first concert there, Lamont Young did several concerts there, the jazz, Coleman played there, and a lot of music took place in that. And of course, many events of Fluxus. George Mechunas lived in the basement of this. I'm confusing myself. But now it suddenly jumped to 80 Wooster, to the. Yeah, that's where. Yes. But the
before we settled down in this building, we were in on 80 Wooster Street in Soho, under the name of Filmmakers Cinematheque. That's where Phil Glass had his first concert, not the music. Luogo dove sono avvenuti molti concerti importanti, ha citato poi anche tramite Phil Glass, concerti di Fluxus, molte performance di John Cage, ha citato Coleman, Imagine Ornette Coleman, e ora John Zorn. Yeah, I was exactly thinking when you said A to Z, I thought you should ask something about John Zorn. And John Zorn, e quindi aggiungo solo che lui sta lavorando, potremmo parlare alla fine, per parliamo anche da un fundraising per raccogliere, immaginate, 6 milioni di dollari per aggiungere un piano a questo edificio che ormai è pieno di documenti, quindi non ha più spazio per una libreria, la parte cartacea dell'archivio, e insomma è molto interessante sentire parlare Jonas del fatto che entro 2 anni vuole completare questa addition all'Anthology Film Archives. Let's go back to those years and to George Maciunas, your meeting with him, and how was he influential in things you were doing together? How did you meet him? You were talking to me about his sister. Tell us something more. Before I met George, I met his sister, who was 3 years older and wanted to be an opera singer. And one day she said, I would like to have you to meet my crazy brother, George. I said, sure. And so I met George. He was 17 years old. He was studying art history and architecture. And that's how I met George. And we became, 2 years later, I began publishing Film Culture magazine. And I invited George to help me with designing. So and that is how I worked together for many, many years. Corrado chiedeva appunto come aveva conosciuto George Maciunas, che è uno dei punti cardine di tutto il movimento Fluxus, per cui è stato proprio un incontro abbastanza d'anime in un certo senso, perché erano due iniziatori di tutti i movimenti importantissimi di quel momento. E Jonas appunto risponde che l'ha conosciuto attraverso la sorella. Cioè entrambi lituani, si trovavano entrambi in America, Jonas incontra la sorella di Maciunas, di George Maciunas, e la sorella di George Maciunas voleva diventare una cantante d'opera. E a un certo punto dice a Jonas, tu dovresti conoscere quel pazzo di mio fratello. E Jonas a quel punto incontra questo ragazzo di 17 anni, che era giovanissimo, e gli chiede di cominciare a scrivere per Film Calcio, che è la rivista poi per l'altra appunto costola storica dell'American Cinema. E lì inizia questo rapporto che poi dopo moltissimi anni è stato centrale in tutto poi l'evoluzione del movimento di Fluxus che di nome di canzone. Ecco, tra avanguardia, tra Fluxus e anche musica pop è molto interessante il rapporto che ha avuto Makers per lunghi anni con Yoko Ono, fin dall'incontro nel 62, e poi anche un caffè molto divertente questo incontro con John Lennon nel 70 a New York. So, tell us something more about Yoko Ono, your meeting in 62 and then that coffee, night coffee with John. Yoko Ono I met for the first time. It was George Maciunas who introduced me to Yoko Ono. One day he said, Yoko is moving to another apartment. Could you come and help me to move Yoko Ono to her new apartment? And that's how we met in 1960. That was in 1961. Then George opened a big small gallery called AG Gallery on Madison Avenue next to Whitney Museum. And that's where Yoko had her first art show. Since then I had met her many times. Now I will tell you how I met John. Then Yoko Ono went to London and she came back. Then in London she met John Lennon, and it was in, I think, 1970, already one decade later, when I received a telephone call at midnight from the airport of New York, and Yoko Ono calls me. She said,
I'm here in the airport with John Lennon, and John says he has to have espresso. He has to have espresso coffee. And do you know a place? And this was in 1970 at midnight in New York. In New York in 1970, maybe there were only three places where you could have get an Italian coffee, espresso, maybe only like the whole city, maybe. So at midnight, when they got the right person, I knew one place that was open all night and they had a good Italian espresso, a place called Emilio on 6th Avenue and 3rd Street. I said, yes, come to Emilio, we'll meet you there. And that's how that it was like 2 o'clock in the morning. And that's how I met John for the first time. But he had instead Irish coffee. He was the top of having Irish coffee. Traslocando e ci servirebbe una mano per fare il trasloco. E così ci siamo conosciuti. Poi Giorgio ha aperto una galleria che si chiama AG Gallery sulla Madison e lì Yoko ha avuto il suo primo show, la sua prima esposizione da artista. Invece John Lennon l'ho conosciuto 10 anni dopo, nel 1970, nel 1971. Ricevo una chiamata nella notte, a mezzanotte, ed è Yoko che mi dice: sono all'aeroporto di New York con John Lennon e John vuole assolutamente un caffè espresso italiano. Non è che conosce un posto dove possiamo avere un caffè, e voi dovete immaginarvi che in quegli anni ci saranno stati 3 posti in tutta New York che riuscivano a fare un espresso come si fa in Italia, ma avevano chiamato la persona giusta, avevano chiamato Jonas e lui ha detto ok, io vi aspetto da Emilio, vi do l'indirizzo e si sono incontrati lì ormai alle 2 di notte e John Lennon ha ordinato ai scotti. Andy Warhol, il giovane Andy Warhol, lui lo vede. I will tell you now about that Andy Warhol. In 1962, we friends and a bunch of independent filmmakers, we created our own distribution center, Filmmakers Cooperative. And it was in my loft. My loft became a cooperative office. I lived there, I worked there, but also every evening filmmakers used to come and show their films, to show to each other. I was sleeping somewhere under my moviola, somewhere in some corner, but the party was taking place. And like some months later, somebody said, come to my birthday party. Some of your friends will be there, like Andy Warhol. I said, I don't know Andy Warhol. Okay, so I go to the birthday party. And then he said, you don't know Andy Warhol? He has been in your place watching movies there, sitting on the floor with all those other, you know, underground filmmakers. You don't know Andy Warhol? I said, I don't know. There are all kinds of, you know, a bunch of, you know, everybody comes there. Then I saw him at the birthday party. I recognized that this guy was there in my loft for months watching movies. That was like his film school, because then soon after that he made his own first film. So that's how I met Andy Warhol. My loft was his film school. That's where he met also some of his superstars like Mario Montez, like
like Jack Smith, like Taylor Mead. I mean, he met many of his future stars, in my superstars, he called them, in my work. Adesso vi racconto come ho conosciuto Andy Warhol. Dovete sapere che nel 1961, nel mio loft, nel mio appartamento, avevo fondato la Filmmakers Cooperative, che è appunto questa casa di produzione e distribuzione di film indipendenti, ed era proprio nel mio appartamento, per cui io dormivo da qualche parte sotto la mia macchina per la moviola, e tutto il giorno e tutte le notti moltissimi filmmaker, moltissimi artisti venivano a trovarmi in questo studio e mostravano i loro film a me e ad altri amici. E un giorno vengo invitato a una festa di compleanno e mi dicono: devi assolutamente conoscere Andy Warhol. E lui, insomma, Jonas dice: ma io non ho idea di chi sia. E gli rispondo: ma come no, lui è stato lì da te nel tuo appartamento, ha visto i film seduto in terra nel tuo appartamento, come fai a non conoscerlo? Lo devi assolutamente conoscere. E così si sono conosciuti. Corrado ha chiesto poi a Jonas, appunto, sei stato molto influente quindi per il lavoro di Andy Warhol, e appunto la risposta è sì. Grazie a Jonas Andy Warhol ha conosciuto poi tantissime personalità del cinema indipendente americano, e c'è stato uno scambio reciproco, insomma, in questo senso. Ecco, veniamo a tempi più recenti, a come internet influenza il cinema e il modo di distribuirlo. How does the internet influence the way cinema and movies are done and distributed? When the film, we created the Filmmakers Cooperative to distribute our films, we had to make prints. If some college or university wanted us to show our films, we had to make a print. The print goes, it takes like 2 weeks until we get the print back to go, so that we could send it to another place. It was so complicated and expensive. Then the internet came. Then the digital technology came. It became not to use it. It would be foolish. First, the film began disappearing. We could not even film on film. Technology had changed. It was on it. We have digital technology, so now it's so easy to exchange what you make. You make whatever you finish next minute. It can be seen in Tokyo, in Buenos Aires, and it's so it would be foolish not to use it. Quando lui ha iniziato con la Filmmakers Cooperative negli anni 60, se un'università voleva mostrare un tuo film, ci mettevi molte settimane per sviluppare la pellicola, fare una copia del film, spedirla, eccetera, eccetera. Adesso, grazie a internet, tu puoi immediatamente vedere le immagini, che tu sia in Buenos Aires, che tu sia a Los Angeles, che tu sia qui in Italia, e quindi questo è totalmente diverso, insomma c'è un'immediatezza dell'immagine su internet, del cinema su internet. And what is the next revolution? Before answering
question of whether revolution, if we would know, we could stop it, maybe, who knows if it's good or bad. But we see the technology from film, from various formats of video, where we are now, I think it's not just a question of technology easier, but it's also it's question of the content. The content is becoming more and more personal, and like we somehow in time when we are in this civilization, like we feel that we want to exchange something that is very personal and immediate. We don't, which heavy movie technology did not permit us to do that. Now with little camera we take out from our pocket and we can immediately record what we think, what we see in exchange. It's part of our whole culture, civilization, and as we are moving forwards, that it's part, you cannot detach anymore from what we, it's part of moving ahead. Ma non è solo appunto una questione di tecnologia e di facilità nella tecnologia, ma una questione di contenuto. Attraverso internet, attraverso il nostro uso, la possibilità di, che abbiamo noi stessi di girare delle immagini postate su internet, i contenuti sono cambiati e sono diventati forse più intimi, più personali e anche più immediati. E questo la tecnologia cinematografica, la grande produzione cinematografica non lo permetterà mai. Questa intimità con le immagini è possibile solo grazie a questo mezzo che è internet. And maybe that you see, if we look where the main problems today are, they come from the older generations that try to keep and bring back and impose on the younger generations all over the world thinking, very conservative, backwards kind of thinking. They want to return, like to hold, don't move forward, trying to hold, and all the wars, all the disasters, terrorism, it's caused by that. And I think that the digital technologies and bringing everything, enabling to exchange on a very, very personal level as we are moving ahead, is maybe one of the solutions, is the revolution that may help us to get to escape those conservative back, pulling back into the systems and thinking it of the past. Forwards we move. Ecco, io credo che, insomma, Jonas dice tutti i problemi più gravi che noi abbiamo al giorno d'oggi derivano dalle vecchie generazioni che vogliono costringere i giovani all'interno di un sistema conservatore. E io credo che internet possa essere in questo senso una rivoluzione, perché ci può portare a degli scambi più con un'intimità più forte, con una velocità più forte, e a forse liberarci anche da questo sistema conservatore. Io raccoglierei delle domande dal pubblico. I would ask if someone has some questions. Non siete timidi, forti al microfono. And all those who want us to stick to the past and turn us back, they don't do that because they want the best of the books, the best of music, the best of paintings, but they're talking about those political systems. They're not talking about poetry. E non sto parlando ovviamente delle persone che vogliono conservare il meglio dell'arte, il meglio della pittura. Non sto parlando di Petrarca, non stiamo parlando di Petrarca. Stiamo parlando dei sistemi politici, di questo stiamo parlando.
There are the exhibition, there are different elements there, but the main thing is the 32 panels of the frames from my films, frames that are excerpted, like 3 images or 4 images, and there are 768 little strips put together. The films are there, but these little pieces, where when I join the film strips together, I usually cut off little pieces, the ends of film strips. Then I glue them together when you put film pieces together. And usually in those little pieces end up on the floor, but I collected them and then I sometimes make prints from them on paper, and most of these slides from which the images are in the exhibition, actually, they end up on the floor. So I used to do the same myself, just throw them on the floor. But then one day, I remembered my mother. I am a farmer boy, I grew up on a farm. So when my father and brothers, when we, for Christmas, before Christmas, slaughter, let's say a pig before Christmas, usually it's done on the farms. And my mother used to take all the pieces that are edible, that usually are served later on your table. There were all kinds of little pieces left that didn't belong anywhere else. And usually, in French, it's called rillettes. Rillettes. Those pieces my mother used to put in a pot and make. She never threw out anything. She found a use of those leftovers that did not belong anywhere and made rillettes. Very, very special. So I said, and me, stupid, I'm throwing them out, those little pieces. Those are my yet. So I began saving them. And the result is really what you see. This is my yet. 768. So that's what you are seeing in this sense. Quindi, appunto una... Gli abbiamo chiesto un'anticipazione su cosa vedremo nella mostra da palazzo, e in mostra è stata ricreata appunto la vetrata esposta a Venezia, Palazzo Foscari Contarini, e Jonas ci racconta appunto di come è nata questa idea. Dice: io mentre faccio il montaggio dei film, quando ho degli scarti della pellicola, quando avevo degli scarti di pellicola, semplicemente li buttavo a terra e li lasciavo lì. Però poi un giorno mi sono ricordato di qualcosa che faceva mia madre nel periodo di Natale. Io sono cresciuto in una fattoria in Lituania, per cui durante il periodo di Natale si uccideva il maiale,
e rimanevano dei piccoli pezzettini che in francese si chiamano rillettes, che sono appunto anch'essi degli scarti, no, del maiale, però mia madre li metteva in una pentola e faceva anche con questi, riusciva a fare un piatto, un buon piatto. Per cui ho pensato, ma io sono stupido allora che invece butto via questi scarti. E quindi li ho usati, sono diventati, li ho raccolti da terra e li ho trasformati, li ho uniti insieme, li ho fatti diventare fotografia e poi li ho fatti diventare questa vetrata. Ecco, poi c'è l'aspetto del suono che mi colpisce molto, perché Jonas è quasi coetaneo di Charlie Parker e di tutta quella generazione che i musicisti che nel 49 a New York rivoluzionavano la musica, e ci sono molti lavori che hanno a che fare solo col suono. Quindi vorrei chiedere, quando ha cominciato a registrare solo i suoni, quanto è importante il suono nel suo percorso di artista, anche visivo. So I was telling that you were in New York in those years, we were almost the same age of Charlie Parker, and we were recording sounds. And what are the first sounds you recorded and how they are important in your journey as a visual artist? See, I grew up with music in the village. Everybody in this small village, everybody sings. And my brothers played instruments that we had in the village, different music instruments. Music was always part of my life. So when I film, I always thought it happened when my camera couldn't. I used the Bollox camera. Bollox camera makes its own sound. You does not record the sound like video. It just makes its own sound. So I used to have a tape recorder in my pocket and record it. When I finish filming, I'm recording whatever the sounds, whatever is happening, separately with my little Sony or some other tape recorder in my pocket. So I have collected thousands and thousands of sound cassettes, same as thousands and thousands of little reels of film. And when I begin to edit, I work together with sound of the same period. I use the sounds of the same period, the images. Actually, what you are seeing now in the exhibition, there are images cover like 50 years, beginning 1950 till the year 2000 approximately. The same with the sounds. I selected sounds from like 2 or 3 pieces every year, and I strung them together. So it's a like a sound diary. That's what you are hearing together with the images. Appunto, dovete sapere che io ho sempre filmato, più quando sono passato alla tecnologia digitale con una Bollox. E prendevo, registravo il suono con un apparecchio Sony separato, perché la mia camera appunto non registrava il suono, e quindi spesso andavo in giro anche per la città, insomma per New York, a registrare una serie di suoni che mi attiravano senza usare la telecamera. E quindi anche questo apparecchio audio che io avevo è diventato un modo per scrivere un mio diario. E quindi quello che sentirete in mostra, quelli che sentirete in mostra, sono dei suoni che sono stati registrati comunque tutto il corso della mia vita, in 50 anni di vita. Ho iniziato alla fine del 49 e poi ho continuato a registrare suoni fino ai primi anni 2000,
e questi suoni, anche se non sono sincronizzati con le immagini, fanno sempre parte dello stesso periodo di vita che ho vissuto in questi 50 anni. Ci stai registrando, hai un record in casa. Non so se ci sono domande tra il pubblico, in verità dovremmo credo chiudere perché la mostra sta per inaugurare, non puoi inaugurare senza sapere, anche se gli opere sono già lì, una mostra veramente bellissima, invito tutti a vederla. Grande emozione tra l'altro anche nel vedere tante immagini. Prima mi soffermavo, c'è un fotogramma di Jackie Kennedy, allora ne approfitto per chiedergli sempre, siamo un po' sugli aneddoti in questa presentazione, però. Veramente la vita di Jonas ha incrociato tanti personaggi importanti del secolo andato. How did you meet Jackie Kennedy and what's the story about you teaching to the kids how to use the camera? I think it was in around 1968, somewhere there, that somebody asked me around 68, Jackie Kennedy decided that her children should know something about photography and cinema, and she asked a photographer, Peter Beard, if he knows anybody who would be a good teacher for her children, and Peter Beard, who knew me, said that, oh, I know the person, it's Jonas, should be the teacher of your children. So Jackie said, yes, okay, let's invite Jonas. And, so we met, I met Jackie and children like me and like them, and I became teacher of film photography. And our friendship continued and actually there was later when Jackie decided that somebody should make a biography of her life, and she wanted me, she chose me to do that, but the television, big television people decided that that they should do it, not me, who is this guy, you know. But Jackie liked very much, like one of her favorite films was Walden. She liked very sincerely Walden. So when television people did not began making trouble to her, trying to persuade that they should make her biography, not me, Jackie decided that then, in that case, nobody should make her biography. And that's how then I said, better let if they make him trouble, better let's maybe not do it. And she, there was no film biography. But I began filming on Greg, but then because of the television opposition and making problems to Jackie, we decided not to do it. So that's why there is a segment in my film, as he stands in the desert, which says fragments of an unfinished biography. L'incontro con Jackie Kennedy è legato al Senato del 68 ed era legato in realtà all'educazione dei figli di Jackie Kennedy, che appunto aveva chiesto, voleva come dire, educare alla fotografia i suoi figli, e aveva chiesto a Robert Lee, che era appunto un altro filmmaker legato all'American Cinema ed era anche fotografo ed era uno degli altri animatori di quell'epoca lì, molto legato a Jonas, appunto di essere l'educatore la fotografia dei figli. E appunto Robert Greer presentò Mencas invece come appunto altro maestro per i ragazzi, e a questo punto diciamo iniziò una grande amicizia. In più Jackie Kennedy era una grande stimatrice di Walden, un film importantissimo di Jonas Mencas del 69, che vi invito a, se non avete visto, a vedere, perché è uno degli esempi di come il cinema indipendente abbiamo modificato e ragionato sulla ricomprensione dei
da quello Charlie Kleinman, che era una grande stimatrice di questo lavoro, e aveva chiesto a Jonas Mekas di fare la sua biografia. Quindi aveva commissionato una sua biografia personale che fosse fatta nello stile di Jonas, e solo che nel frattempo si era interposta anche una casa diciamo invece televisiva, che è una grande televisione, che doveva fare invece la sua biografia, e diceva chi è quello di Jonas Mekas che deve fare che vuole fare la biografia di Judy Kennedy, deve farla la televisione ufficiale. E a quel punto Judy Kennedy decise che non era il caso di fare nessuna biografia, e c'è semplicemente un film che è una, diciamo, non finita biografia di Judy Kennedy, che in parte anche è presente nella mostra. Ecco, io a questo punto, se non avete domande, approfitterei per ringraziare ancora una volta Jonas e Sebastian e Chiara, Francesca, tutta la Galleria Palazzo, Erika, Corrado, ovviamente, e anche i nostri amici Caterina, Alessandro, e ci vediamo tutti in galleria. Thank you.
I'm